Ciao a tutti e bentornati sul canale, come state? Come vanno le cose? È un po' che non giravo un video, ma eccomi qua, sono tornata dalle vacanze. Oggi è 15 settembre e come ogni 15 del mese io e Daniela del canale Insolitamente Makeup giriamo questo video. Il video Londra chiama Italia, dove vi consigliamo tre prodotti. Un prodotto da mangiare, un prodotto da indossare e un prodotto cosmetico che ci sono piaciuti di più nell'ultimo periodo. Io in verità mi ero dimenticata di dover girare questo video e per fortuna ieri Daniela mi ha ricordato della collaborazione, perché sono tornata da poco qua e quindi ero un po' confusa. Poi stamattina c'è stato l'attentato alla metropolitana, per fortuna insomma solo feriti e non ci sono vittime, quindi stavo un po' così rintronata e adesso in serata mi sono ricordata del video, quindi mi dispiace, vedrete questo video con un po' insomma così di distanza da quello di Daniela, che sicuramente avrà pubblicato prima di me, e io mi scuso con Daniela, mi scuso con voi, ma oggi è andata così. Però recupero, ecco, sto recuperando e vi faccio vedere subito i prodotti. Allora, iniziamo con il prodotto cosmetico, cosa ne dite? Questo mese, olè, mi stava cadendo, vi faccio vedere questi rossettini di Barry M. Io ne avevo comprato uno, questo qua, che si chiama 723 Unicorno, e poi ho comprato tutta la gamma, che si compone appunto di tre rossetti, e sono così. Praticamente dentro c'è un colorino, questo giallo, quest'altro è blu, io non uscirei mai con un blu del genere sulle labbra, eppure, e quest'altro invece è verde. La particolarità di questi rossetti è che passandoli sulle labbra viene fuori una sfumatura di rosa, non so se si vede comunque, quindi non vi preoccupate, insomma non mi metto il rossetto verde o quello. Il colore fa reazione, reagisce con l'alcalinità delle labbra, quindi si viene a creare questo rosa. Per esempio il blu è molto intenso, è quasi un viola. La cosa bella di questi rossetti è che sono super idratanti, e poi vabbè, la nuance cambia da labbra a labbra, quindi ogni persona avrà una nuance diversa, perché appunto è diversa l'alcalinità delle labbra, e poi si comportano come delle tinte. Il colore permane davvero per molto tempo, perché appunto le labbra rimangono così tinte. Questo qua giallo è quello più leggero. La colorazione praticamente è quella del tappo. Io qui ho cambiato i tappi e questi sono i colori che ho. Io ho Neptune 713, Unicorn 723 e Genie 722 di Barry M, non so se ve l'ho detto. Comunque questa è la mia passione del momento. Per quanto riguarda il prodotto da indossare, invece, il capo d'abbigliamento, si tratta di una gonna che non ho qui, perché è una gonna estiva che ho indossato fino a qualche giorno fa, ma adesso qui a Londra non la posso indossare più, perché qua ci sono 8 gradi la mattina e arriviamo al massimo di, non so, 16 gradi, quindi il vento è freddissimo qua, non posso vestirmi più in maniera estiva, e quindi questa è una gonna leggera che ho comprato da Egedem. Vi faccio vedere la foto, vi faccio vedere insomma un filmatino che ho girato quest'estate, così la vedete, ed è stata la mia gonna favorita, preferita, una gonna leggerissima, così floreale, simpatica, perché io l'ho portata sia con le scarpe da ginnastica ma anche con delle scarpette un pochino più carine. E devo dire appunto che ho cercato di sfoggiarla il più possibile, perché proprio sono completamente innamorata di questa gonna, così svolazzante e appunto sì, romantica, ma con un che di sbarazzino. Invece per quanto riguarda il prodotto da mangiare, in vacanza ho scoperto una cosa buonissima. Un dolce
dolcino tradizionale spagnolo, in particolare Baleari, in particolare di Ibiza, ma anche di Formentera. E si tratta di un dolcetto ai fichi. Ecco qua, io mi sono fatta la scorta di questi dolcini perché sono troppo buoni e sono diventata dipendente. E c'è la torta, praticamente questa, che si chiama fig bread, quindi è un pane al fico, perché è fatta principalmente con pasta di fico, che è molto morbida, aromatizzata con anice e con finocchio, penso, comunque, e cannella anche, comunque si sentono questi aromi. E poi ci sono le mandorle e le noci. È veramente una cosa buona, dolce, ma non stucchevole assolutamente. Io da sola me la mangerei tutta questa. E poi ci sono le confezioni, quelle singole. C'è sia quella appunto col fico, con i fichi e le mandorle, ma c'è anche quella con le arance e le mandorle, che è anche molto buona. Io qua ho iniziato a mangiucchiarne una, vi faccio vedere com'è dentro lo snack. Vabbè, questo è un po' mangiucchiato perché io non resisto. Come vedete c'è la copertura qua con dell'ostia e dentro c'è appunto il dolcino. Veramente buono, non ci sono zuccheri aggiunti, è ricco di fibre questo dolcetto, questo snack. E quindi anche per questo mese ce l'ho fatta, ho girato questo video, spero di avervi fatto vedere delle cosine interessanti. Scrivetemi un commento se c'è qualcosa che vi è piaciuto, se volete sapere qualcos'altro. Io vi ringrazio, andate a vedere, mi raccomando, il video di Daniela con i suoi consigli, vi lascio nell'info box il link al suo canale. E quindi niente, io vi saluto, saluto Daniela, vi do appuntamento con questa tipologia di video al prossimo mese. Ma continuate a stare con me perché ci sono anche gli altri video, insomma, del canale, e la prossima settimana vi prometto anche il giveaway, perché finalmente siamo arrivati a 2000 iscritti, io sono contentissima, grazie, vi ringrazio fin da ora perché insomma mi seguite con affetto e io lo sento. Quindi niente, la prossima settimana festeggiamo con il giveaway. Adesso vi saluto, ci vediamo presto, ciao ciao, grazie per aver guardato questo video, ciao ciao.